Beh, complimenti. Complimenti a te, Silvia, grazie dell'invito. Grazie a te di essere venuta qui. Come ti devo chiamare? Delfo Chiara? Chiara, perfetto. Per gli amici Chiara, quindi. Per gli amici Chiara. Allora, tu sei diventata mamma da poco del tuo Andrea. Sì, del... questa storia. Ecco, appunto, volevo sapere quello. Pensai, sì. Mi ha stravolto la vita, nel senso che ormai... Anza. Beh, la gravidanza è stata bella, nel senso, non ti dico come sono aumentati, però insomma... Poi è nato Andrea, ecco, Roberto ha altri due figlie, sì. Quindi faticone. Sì, sì, no, è simpatico, molto simpatico, sorride sempre, ad esempio il primo sorriso che mi ha fatto, pianto, come... erano le 6 del mattino, lo stavo allattando. Problema suocero è un problema molto delicato. Problema, tra dovete ingegnarvi con striscioni, cotillon, con stelle di Natale, vabbè, insomma. Scusa Silvia, mi posso permettere? Silvia Toffanin! Wow! Che sei magrissima, no, Silvia. Cosa? Come mai la foto tua è più grande della foto di Mary? Amore, perché Dive si nasce. Dive si nasce, bravo. Ti faccio fare la... Io ho avuto la fortuna di nascere e crescere sul mare, per cui... la mia vita è sempre stata legata a 360 gradi alla natura. All'estero, per il mare? Allora, sott'acqua, io sono un po' freddolosa, per cui preferisco il Mar Rosso. Ho fatto una puntata di Pianeta Mare alle Bahamas. Vabbè, però tu hai continuato, continui sempre a essere imperterrita con il tuo Pianeta Mare. Ma hai pensato Pianeta Montagna, una cosa? Pianeta Collina? Pianeta Collina, sì, Pianeta Montagna. Pianeta Piscina. Piscina sono andata un sacco di volte con Pianeta Mare, anche lì abbiamo fatto tante fuso di quanto si possa pensare, no, non soltanto tra chi fa, ovviamente. E... ma durante il tuo lavoro? Sì, durante il mio lavoro, sì. Ci si toglie. Allora, io ho il brevetto per andare sott'acqua. Ah, bravissima! No, l'esperienza può essere fattibile. Quindi è una cosa anche molto romantica. Sagelliso, ricordiamo! Mi raccontavi che tornerai in Romania perché, insomma, se vinci però vai a New York. Sì, sì. E poi a Christmas io canto DVD con il karaoke con Christian Imparato, appunto, se volete divertirvi a Natale. So che il tuo sogno è fare un musical.